Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O mio caro Santo, Padre Pio Sacerdote, che sei stato crocifisso con le piaghe dolorose e gloriose di Gesù e ti sei sacrificato ogni giorno nella Messa come agnello di espiazione e vittima di amore, accettami come indegno figlio e grande devoto nella tua generosa paternità spirituale e sotto la tua illuminata guida morale. Fammi dono, o caro e umile Padre, della tua potente benedizione sacerdotale, per vivere da cristiano fedele e esemplare, pentito dei peccati e riconciliato con Dio. Fervoroso nella preghiera del Rosario, fiducioso nel ricorrere agli angeli e santi, ubbidiente al Papa e ai Vescovi della Chiesa, voglio imitare le tue virtù di pazienza e sacrificio, di bontà verso i fratelli, di carità per i sofferenti, così da meritare soccorso e protezione dalla Madonna delle Grazie, San Giuseppe, San Michele, e per ottenere dal cuore di Gesù, nel tuo nome, le grazie che ardentemente desidero. O San Pio, che di un amore ineffabile hai amato tutte le anime e sei stato esempio di apostolato e carità, ottieni che anche noi amiamo il nostro prossimo di un amore santo e generoso e possiamo mostrarci degni figli della Santa Chiesa Cattolica. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio, protettore dei bambini, prega per noi. San Pio, sostegno dei deboli, prega per noi. San Pio, benefattore dei poveri, prega per noi. San Pio, conforto dei malati, prega per noi. San Pio, che ci attendi alle porte del paradiso, prega per noi. San Pio, gloria dell'ordine serafico, prega per noi. Fioretto, in ricordo delle stimmate di Padre Pio, onoriamo con cinque glorie al Padre i segni della passione di Gesù. Preghiamo un gloria al Padre per la piaga della mano destra. Preghiamo un gloria al Padre per la piaga della mano sinistra. Preghiamo un gloria al Padre per la piaga del piede destro. Preghiamo un gloria al Padre per la piaga del piede sinistro. Preghiamo un gloria al Padre per la piaga del costato. I prodigi dell'angelo. L'angelo custode di Padre Pio svolge anche il compito di traduttore in lingue. Infatti spiega il francese a Padre Pio, che non l'ha studiato, gli traduce il greco, a lui sconosciuto, è il suo maestro di lingue. I celesti personaggi non cessano di visitarmi e farmi pregustare l'ebbrezza dei beati. E se la missione del nostro angelo custode è grande, quella del mio è di certo più grande, dovendomi fare anche da maestro nella spiegazione di altre lingue. All'inizio del 1912 a Padre Agostino da San Marco in Lamis, confessore spirituale di Padre Pio, venne un'idea originale. Per valutare la santità di Padre Pio e per sfuggire alle insidie del diavolo, decise di scrivergli in lingue non conosciute dal giovane confessore e discepolo. Iniziò tra Padre Pio e il suo confessore una corrispondenza in lingua greca e in lingua francese.
Nella lettera del 7 settembre del 1912, padre Agostino, avendo compreso che il demonio si prendeva gioco di lui, scrisse in lingua greca a padre Pio, il quale, con l'aiuto dell'angelo custode, riuscì a tradurre l'esatto contenuto della missiva. In calce alla lettera, lo stesso parroco di Pietralcina così attestò: Pietralcina, 25 agosto 1919. Attesto io qui sottoscritto, sotto la santità del giuramento, che padre Pio, dopo ricevuto la presente, me ne spiegò letteralmente il contenuto, interrogato da come avesse potuto leggerla e spiegarla, non conoscendo neppure l'alfabeto greco, mi rispose: lo sapete, l'angelo custode mi ha spiegato tutto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.